Ok ragazzi, buongiorno. Allora, oggi andiamo a fare una cosa che mi emoziona un po' e mi spaventa un po'. Per quale motivo? Mi è arrivato un pacco. Mi è arrivato un pacco da una persona che mi segue su YouTube ed è Matteo Bianchi, un grandissimo designer, e mi ha voluto fare un regalo senza dirmi nulla. Lui conosce il mio indirizzo di casa e non quello dello studio. Mi è arrivato questo pacco. Lo andiamo ad aprire insieme e sono un po', diciamo, sì, emozionato e anche un po' preoccupato perché non ho idea di cosa sia. Sentendo qui si capisce che c'è qualcosa di cilindrico nel tondo, non lo so. Comunque, fatto sta che io e Matteo siamo estremamente appassionati del design, oltre a fare questo, ci proviamo a fare questo mestiere. E quindi nulla, abbiamo parlato di un miliardo di cose diverse in quasi 2-3 anni che ci conosciamo. Quindi presumo possa essere qualcosa che riguarda il design, non lo so, non ne ho idea. Fatto sta che lo facciamo insieme, così almeno capiamo se è qualcosa di esplosivo, se è qualcosa di normale. Vedremo, 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 vedremo. Innanzitutto iniziamo ad aprirlo e vediamo cosa succede, ok? Allora, innanzitutto, cioè, sentendo così, si sente che c'è un cilindro al suo interno. Ora, speriamo bene perché non ho minimamente idea di che cosa possa succedere. No, andiamo a tagliarlo, dai. Andiamo a tagliarlo, speriamo, speriamo bene. Ok. Ok, allora, aspetta, c'è. Ok. Buon Natale da me e Raymond. Natale 2023. Sì, perché questo oggetto, questo pacchettino, me l'aveva detto che doveva arrivare sotto Natale, solo che io non ero ancora arrivato a casa. Raymond, va bene. L'unico Raymond che io conosca è Raymond Levy. Ok. Ne avevamo parlato, eh. Vediamo, 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 vediamo. Innanzitutto, ma questo è legale? Lo chiedo, Matteo. È legale questo? Ti prego, dimmi di sì. Vediamo, vediamo di aprirlo. Cilindro da una parte, cilindro dall'altra. Va bene, all'interno c'è questo. C'è una confezione. La apriamo da una parte, lo apriamo dall'altra. Sono un po' preoccupato, Oh, porca miseria. Porca miseria. Allora, Madonna. No, questo è un mega regalo. Questo è un regalo fantastico, fantastico. Come posso spiegarvelo? Allora, vedete, vedete qui, vediamo se si vede bene. Ok, si vede contro luce. Vedete qua, Air France. Okay, c'è qualche altra scritta da qualche parte? No. Allora, innanzitutto, come potete vedere, questa è una forchetta. Dalle dimensioni, credo che sia una forchetta, allora, o da dolci oppure è proprio fatta apposta per l'Air France. Ma che cosa di preciso? Dovete sapere che questo oggetto incredibile è innanzitutto, Matteo, grazie mille, questa è una sorpresa pazzesca, pazzesca. Per chi non lo sapesse, questa è una posata progettata dallo studio Raymond Loewy o Raymond Levy. A seconda, si tratta di un designer francese naturalizzato americano che ha combattuto la prima guerra mondiale con la Francia. Una volta finita la guerra, è andato a vivere negli Stati Uniti. Ora, negli Stati Uniti, attorno alla Grande Depressione ha iniziato ad aprire il suo studio di industrial design. In realtà è partito disegnando grafiche e poi ha iniziato a fare industrial design e ha iniziato a fare architettura, ha iniziato a fare qualunque cosa. Vi dico solo che avete sicuramente già visto un oggetto di Raymond Loewy che non è questo. E cioè, se andate in un bar e chiedete una bottiglia di vetro di Coca-Cola, vi daranno una bottiglia che ha progettato lui. Oppure il labello l'ha progettato lui, o la grafica delle confezioni delle Lucky Strike, delle sigarette Lucky Strike, l'ha sempre progettate lui. Parliamo di un uomo che negli anni 40
faceva guadagnare le aziende con cui lavorava più di 2 miliardi all'anno, ogni singolo anno. Cioè, qualcosa di incredibile, di incredibile. Ora, quello che state guardando è stato un progetto di cui, tra altre cose, Matteo, ne stavamo proprio parlando prima delle vacanze, me l'avevi fatto anche vedere, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Allora, innanzitutto parliamo del materiale, questo è acciaio inox, ok? Questo è acciaio inox fatto apposta per poter essere lavato e questa invece è plastica, dovrebbe essere ABS se non ricordo male, ABS stampato ad iniezione plastica. La questione è che, ah, qui c'è scritto qualcosa, esatto, fammi vedere bene, sì, qua c'è scritto stainless e la dicitura, ok, perfetto. Stavo per dire che Raymond Levy è stato il designer più prolifico, più fruttuoso della storia. Ha progettato tantissimi progetti diversi, aveva più di 200 persone sotto la sua ala, aveva studi che erano a New York, Detroit, erano in Francia, erano in Inghilterra, erano dappertutto, solo che stiamo parlando di un periodo in cui anni 40, 50, 30, 40, 50, 60, 70. Stiamo parlando di un periodo in cui i computer non è che c'erano proprio ed erano così tanto sviluppati. C'erano, ma non alla portata di tutti. Così come sì, il telefono o i voli. Cioè, se volevate andare da New York a Detroit negli anni 30, magari facevate due scali. Quindi parliamo di un personaggio così. Cos'altro vi posso dire di lui? Ecco, alla fine della sua carriera ha iniziato a lavorare con la NASA. Quindi lui ha iniziato a progettare gli spazi interni dello shuttle. E per la Air France ha progettato proprio tutto il sistema che riguarda le posate. Perché c'è forchetta, c'è il cucchiaio, c'è il coltello. Questo è uno di quegli oggetti che è da nerd. È proprio da nerd. Per quale motivo? Perché a livello di valore non è un oggetto che ha un valore come se fosse la lampada arco, ma per chi se ne intende, questo è un oggetto straordinario, veramente, veramente straordinario. Grazie mille, devo ringraziare proprio tanto Matteo per questo incredibile regalo. Tra le altre cose, ne stavamo proprio parlando in privato di questo oggetto perché, vediamo se ho qua il libro. Mi ero proprio appassionato su di lui, vediamo, mi ero proprio appassionato su Raymond Loewy per quale motivo? Perché io mi sono messo a leggere questo libro che si chiama Non accontentarsi mai e a parte essere pieno di appunti, lui è proprio quello che ha rivoluzionato completamente il settore dell'industrial design. Cioè per dirvi, lui è uno di quelli che magari su un oggetto del genere si faceva fare ci faceva dare una fee e le royalties, ok? In più questo oggetto è stato utilizzato in particolare non per tutte le linee dell'Air France, ma solo sul Concorde, ok? Quindi questo oggetto arriva direttamente da un aereo supersonico. Stiamo parlando di un aereo che è spolto dal mercato attorno a tipo ottobre 2003, una cosa del genere, proprio perché era troppo veloce, poteva dare problemi fisici e a volte esplodevano. Quindi questo oggetto probabilmente arriva da un aereo che non è esploso in volo. Però ecco, è stato veramente qualcosa di incredibile, una sorpresa inaspettata. Questo è veramente, veramente un pezzone. Grazie mille, Matteo, grazie, grazie mille. Questa è stata una sorpresa incredibile, incredibile. Grazie.